Al peso gli avversari si incontrano. 93 kg pesa Cavicchi, asciutto, ben tirato. 96 ne pesa Neuhaus, che appare un po' cicciotto. Si stringono sorridenti la mano mentre vengono pesati i ferri del mestiere. Era il 26 giugno del 1955 e Franco Cavicchi di Pieve di Cento stava per scrivere una delle pagine storiche della boxe italiana, conquistare il titolo europeo dei pesi massimi contro il tedesco Neuhaus davanti a 60.000 persone allo stadio comunale di Bologna, così si chiamava allora il Dall'Ara. Neuhaus è schiantato. Cavicchi ha vinto. Con getto sportivo rialza il pur forte campione tedesco che non credeva di dover combattere contro un avversario di tale statura. Saldo nel morale, il pugile italiano ha saputo impiegare con perizia e tempestività i suoi muscoli di eccezione. Ed è un delirio di applausi che saluta la sua vittoria. Franco Cavicchi se n'è andato a 90 anni nella sua Pieve di Cento, dove è nato, ha fatto il contadino ed è tornato una volta spenti i riflettori del ring, investendo i guadagni per migliorare le condizioni di vita su quei campi agricoli. Quando diventò campione d'Europa, loro che erano una famiglia di contadini, aprirono la casa a tutti quelli che andarono là ad applaudire Cavicchi. Dopo è stato un pugile che ha conservato l'integrità più che donarsi allo sport.